Avventura con me, Matteo Studio. Oggi parleremo di Loki subito, incredibile, tutto dopo la sigla. Vai. Sì ragazzi, è uscito questo episodio bomba, il quarto episodio bomba di Loki, una cosa incredibile, questo si apre subito, bomba, veramente sto ripetendo bomba un sacco di volte, ma perché ragazzi, questo è un episodio come si deve, perché penso sia uno degli cose più belle che ha fatto la Marvel, non sto scherzando ragazzi, è top, perché iniziamo subito con Renslayer e Miss Minute, che Miss Minute rivela Renslayer, che cosa? Che Victor Timely, colui che rimane, ha cancellato effettivamente i ricordi a Renslayer, perché loro due comandavano insieme, incredibile, in un modellino a miniatura scopre tutto questo, e allora Renslayer dice, e ora? E Miss Minutes, magari non abbiamo mai avuto bisogno di lui, mamma mia, e quindi vogliono uccidere a Victor Timely e tutte le sue varianti. Fatto sta, vanno alla TVA, e nel mentre alla TVA cosa succede? Loki, Sylvie e Victor Timely ragionano su come creare, appunto, cioè su come togliere queste ramificazioni. Cosa succede? Che, beh, Victor Timely conosce Ouroboros e Ouroboros conosce Victor Timely. Ouroboros ha ispirato tutta la guida della TVA e tutta la TVA che ha costruito grazie alle imprese di Victor Timely, che è uno scienziato del XIX secolo. E si collega tutto, e i due idoli tra di loro, che sono idoli, si firmano a vicenda le guide della TVA. Incredibile bomba, questa qui è una gag pazzesca. Poi infine abbiamo Victor Timely che vabbè riescono ad aprire la porta, quella blindata, ma ancora prima accade che tutti quanti quelli catturati muoiono tranne Brad, perché Renslayer li uccide insanguinati tutti quanti, e nel mentre arriva la guardia, quella classica guardia, la più famosa, che ora non mi viene in mente il nome, mannaggia, vabbè, praticamente arriva quella guardia che aiuta, cioè che cerca di comunicare, ma nel frattempo Miss Minutes ha bloccato tutte le comunicazioni. Capiscono, Miss Minutes viene disattivata e quindi Miss Minutes è morta. Victor Timely riesce a fermare, cioè riesce ad entrare dentro con la tuta, riesce ad andare ad aprire in un certo senso, ad aggiustare le ramificazioni. Le radiazioni del tempo sono troppo alte. Muore Victor Timely, viene spaghettificato. Nel frattempo è stata falciata Renslayer. Si ritorna nel passato, che in realtà era il futuro. Comunque si ritorna nel passato, dove Loki aveva falciato Loki, e si vede Sylvie uscire dall'ascensore. Poi, subito dopo, mamma mia ragazzi, un sacco di cose, subito dopo le radiazioni del tempo esplodono. E cosa accade? Finisce l'episodio e tutti quanti si guardano negli occhi, manco fosse Oppenheimer, in una scena di bomba veramente atomica. Ragazzi, questo episodio è letteralmente, non lo so, una bomba che fa esplodere i nostri neuroni, per quanto c'è da capire in questa puntata, perché è fantastica. No ragazzi, non so manco come esprimerla, è fantastica. Troppo bella ragazzi. Detto questo, noi ci possiamo salutare. Mamma mia ragazzi, non vedo l'ora, sono in hype per il prossimo episodio. Ci vediamo in una prossima avventura. Da Matteo Studio è tutto, e niente. Bye bye guys.